Ciao, sono Bernarda per i Gossipari TV. Lascia un mi piace, iscriviti e attiva le notifiche a campanella. Per noi è importante per mantenere vivo il canale. Marco Mazzoli ha vinto l'Isola dei Famosi 2023 con il 62% dei voti. Si sono contesi la vittoria con lui Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, Alessandra Drussian e Cristina Scuccia. Una vittoria per nulla inaspettata, quella del conduttore radiofonico. Infatti, da ormai qualche settimana molti telespettatori hanno palesato il pensiero di vedere proprio Mazzoli vincere la 17esima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Vanno fatti gli applausi a Luca Vetrone, il quale comunque ha vissuto una finale decisamente tesa, ma anche sorprendente. Il modello, arrivato come Nipi in Honduras, è stato protagonista di tutti i televoti dell'ultima puntata, con i quali ha battuto i suoi avversari. Partendo da Cristina Scuccia finendo allo Cicero. Il ragazzo non si aspettava che avrebbe ottenuto tutto questo supporto da parte del pubblico. Alla fine, Luca non ha potuto avere la meglio con Mazzoli, che ha conquistato la maggior parte del pubblico. Marco ha deciso di dedicare la sua vittoria a Paolo Noiz, agli ascolti dello Zoo di 105 e a Cicco Forti, era dentro di me e mi diceva: «Come fai a non farcela tu, Marco, che hai una data di uscita? Non vedo l'ora di venirti a trovare in carcere».